E quindi, ci rivediamo di nuovo, giusto? Io e te? Insomma, sul mio canale, cioè, è abbastanza ovvio, sì, che in effetti... Allora, ragazzi, quello di cui volevo discutere oggi era i nerf che sono arrivati a Samira e il perché in realtà non è morto come campione. Intanto vi vorrei invitare a passare dalla pagina Instagram dove... posto un sacco di mini guide da AD Carry, quindi se seguite il canale dovete per forza seguire la pagina Instagram anche. Passare anche dal canale Uncut, dove carico le analisi, che adesso non caricherò più sul canale principale, a meno che non ci sia qualcosa di super interessante, di solito su dei pro player. Invece lì le troverete tutte, quelle che faccio in stream. A proposito dello stream, io streamo su Twitch, in descrizione ci sono gli orari e il link. E c'è anche il Discord dove potete entrare, che c'è pieno di gente simpatica, tra cui io. Anche se non sono tra la gente simpatica, ma non importa. Sapete benissimo che recentemente, due patch fa, è stata nerfata ed è stato tolto due grandi cose, diciamo. La prima era la possibilità, e la più pesante, era la possibilità di saltare sugli alleati con la E. La seconda invece è stato il cooldown della ulti più alto. Che impatto hanno avuto queste cose? Questo tipo di skill... questo tipo di cooldown sul kit di Samira le permettevano un gameplay molto frenetico, che poteva essere più aggressivo perché saltava sugli alleati per disingaggiare, sia in lane che in late. Le permetteva di utilizzarla ulti più volte e di conseguenza di utilizzarla appena era pronta e magari riutilizzarla una seconda volta durante lo stesso fight, visto il cooldown basso. Le permetteva di non avere problemi a sfruttare questa ulti anche durante i fight splittati, dove magari non c'è semplicemente una cozzaglia 5v5, ma c'è prima la presa di qualcuno fuori posizione o un mini fight 2v2 a cui dopo joinano anche gli altri. Allora, i nerf che gli hanno fatto erano improntati a, prima cosa, togliere totalmente questo playstyle iperaggressivo che permetteva di fare in e out dal fight come una Katarina. La ulti invece, appunto, vi permette di utilizzarla due volte in un fight, quello sì, se c'è un disingaggio, se c'è qualcosa che fa perdere tempo durante il fight, ma non vi permette di essere utilizzata due volte invece nei fight normali, dove invece prima era anche fattibile a entrare in fight, fare la combo, utilizzare la ulti e dopo averla utilizzata fare una nuova combo e magari uccidere i rimanenti 2-3 campioni nemici che erano rimasti in vita sempre con un'altra ulti. Adesso non è più possibile. Il primo concetto che io ho fatto passare quando si è parlato di questa morte di Samira, nonostante fosse un nerf molto molto peso, io feci passare il concetto di Samira non morirà con questo debuff. Sicuramente perde delle cose, ma il motivo per cui scenderà tanto il win rate è perché la gente non capirà come giocarla, cioè Samira cambierà con solo due nerf, cambierà totalmente questo campione. Dopo la patch, il win rate di Samira era sceso al 45%, 44%, un qualcosa di veramente bassissimo, ma col tempo è aumentato tanto che nel momento in cui sto registrando questo video è al 49%. Adesso, giusto per bellezza, diciamo, spero di montarvi anche nel video una parte dell'analisi di LS, un coach importante internazionale, dove, vedendo i nerf a Samira, o il buff dell'ultima patch, non me lo ricordo, spiega la stessa cosa che vi ho appena detto, cioè che il win rate di Samira era dovuto al fatto che la gente non sapesse come utilizzarla e che piano piano avrebbero capito come utilizzare questa nuova versione di Samira, meno via vai e più AD carry, e che avrebbe recuperato molto piano piano col tempo, soprattutto con qualche buff sulla Q come quello dell'ultima patch. Base damage growth increased, Q damage ratio increased later. So damage growth is up by 0.7, which is obviously a really big deal. Q flare is going to be 80 to 110% to 80 to 120%. Now, I have a belief that Samira, when all is said and done, when the dust settles with all of this, I think that she's actually going to be buffed. What I think is happening right now is that a lot of people who have been playing Samira have to relearn how to play her where she can't jump via the allies, right? But ultimately her mid and late game are just better than it was before. Quindi, sperando di avervi montato la parte corretta e in modo decente, vorrei passare a il topic principale, cioè come si giocava prima e come si giocava adesso. Come dovete giocare Samira? Prima Samira la giocavate in un modo molto semplice, cercavate in ogni momento di
accumulare stack, andare in appena potevate non essere scoppiati, fare la combo, tirare la ulti vicino a più gente possibile, scoppiare la gente, riutilizzare la E per l'out, e potevate in qualunque momento andare in e andare out semplicemente con un reset di kill. Questo vi permetteva delle giocate iper aggressive su qualcuno preso fuori posizione, in modo da assicurarvi che venisse ucciso, per poi utilizzare la E su un support, su un mage, su qualcuno che era rimasto nella backline per ritornare indietro. Bene, questo non è più il playstyle di Samira, non potete più giocare a Samira in questo modo. Samira non è più un AD carry con queste capacità. È inutile utilizzare la E su un campione avversario per ucciderlo e resettarla, non serve più a nulla. O meglio, serve in alcuni casi, certamente, ma il vostro playstyle principale di Samira si avvicina molto di più adesso a quello degli altri AD carry. Questo la rende in realtà, a tutti gli effetti, per chi ci si approccia ora invece che passare dal gameplay di prima, diciamo, più semplice giocarla. Perché se prima dovevate sviluppare un playstyle tutto suo, con un'aggressività anormale per la maggior parte degli ADC, adesso è molto più simile. Giocate semplicemente stando al vostro max range, avendo una frontline davanti, non utilizzate lo scatto per andare in, utilizzate l'auto-attacco Q per accumulare le stack, e la E, lo scatto, non vi servirà più per fare in e out dal fight continuamente, ma vi serve come follow up di CC, in modo da poter poi utilizzare la vostra ulti su un multi-target istantaneamente e nel modo più efficace possibile. È così adesso che dovrete giocare Samira. Samira si gioca senza più giocare con il playstyle spinto al limite, senza più pensare di poter fare in e out con dei reset. Quindi, sperando anche di avervi messo magari qualche clip di Samira o, non so, una qualche dimostrazione di queste combo, spero di avervi chiarito la situazione di questo campione. Non andate a pensare che Samira sia morta totalmente, non è così. Dovete semplicemente adattarvi e vedrete che funzionerà benissimo. Quindi, io direi che per questo video è tutto. Rinnovo il passaggio da Instagram, il canale Uncut, Twitch, Discord, tutto quel che cazzo volete. E intanto noi ci rivediamo al prossimo video. Magari una guida di carry?